Rieccoci. È il dottore che sta. È la volta del dottore. Il signor Luni mi lascia lo scettro del comando. Attenzione! C'è quello del caffè Mocador qui che è venuto. Oh, sì, che figata! Vediamo. Beh, difesa un cazzo. Difesa un cazzo, però ha aumentato la. La forza bruta di un P2. Che comunque lasci fare. Cioè, avercene. Avessi avuto io quei due in più. Come si fa a fare il calcio? Lei. Quando io dicevo che era un coso del cazzo, non è che. Allora, per fare la piroetta deve premere il calcio la seconda volta quando è all'apice del primo salto. All'apice nel punto più alto. No, deve premere salto due volte. Chissà. Ok. Ok, adesso ci siamo. Questi praticamente chi sono? Falcon, l'amico e rivale di Ryo Saeba di City Hunter. Con questo testone. O la versione ma è anche antropomorfa di Toki. È anche la più facile da fare questa, a dire la verità. Sì. Ed è il motivo per cui era quella che facevo più spesso. Vada dottore. Perfetto. E comunque secondo me questa è la mossa più deficiente. Sono abbastanza sicuro che Zelda, H, Silvia e Ciolla avrebbero avuto mosse più interessanti. Però vabbè. Sì, è l'unica che abbia un senso fare, sinceramente. Ma più che altro perché è la più immediata. Ed è la più devastante. Ah! Attenzione, dottore, c'ha poca vita, eh? Sì, ho visto. Qui però c'ha un sacco di barilotti, quindi. Anzi, casse nello specifico. Vabbè. Oh, non tutti da una volta, però. Sì, sì, guai. Oh! Ale, mi viene da pensare che qua ci potrebbe essere un boss, eh? Vale, il dottore come me li lancia tutti, con la frullanza. Non si vedeva una frullanza così sui canali italiani di YouTube da quando Merluzzo ha smesso di fare cotte frullate. Cioè, lasci fare. Attenzione, perché qui invece ne ha prese a pacchi, Ale. Implacabile, ecco. Attenzione. Attenzione, niente. No, il dottore perisce. Sono morto. Il dottore e il signor Lune continua. Okay. Eccolo, il signor Lune contro i fratelli lì. Rock e. Questi sono Brandon e Bruce, signor Lune. Esatto. Uno dei due farà. Non può piovere per sempre. Esatto. Sì, comunque una volta che hai fatto il frullino, le altre mosse sono anche. Cioè, è anche controproducente farle proprio. Sì. No! No! Adesso qua ci sono i due Falcon che tocca stare attenti perché vede l'elevazione, il range d'attacco è elevato. Anche. Che potrebbe non so se ha notato che il nostro attacco sì. Colpisce più verso la fine del colpo. Sì. Attenzione, dottore, perché questi fanno veramente tanto male. Aia. Ok. Molto bene. Non sono in formissima, ok. Però adesso c'è il salvataggio che ci salverà. Spompo tutto, pompato a merda. E qua mi immagino ci sia. Ah! La pietra fuoco. Ammira ciò che siamo venuti qui a cercare. Il frammento di fuoco. Chi osa opporsi? Sì. Esatto. Noi siamo gli impavidi pirati della baia. Esatto. Cl-
Il diritto della proprietà si sgretola di fronte ai nostri piedi. Ah, ci ricordiamo Capito? Ok. di questa cosa. Quello Quello che è che... vostro è nostro. No, non funziona così. Nessuno sa dove è Kenny. Ha avuto un incidente, di Ancora? nuovo. Ok, Wedge, la finisci tu Tu. questa. E Ed è tutto tutto il re. GX. Il fantasma del pirata Roberts è tornato per prendersi il tuo tesoro, il suo tesoro. Stupido! Pazzo. Non è il tesoro del pirata Roberts. È semplicemente un magi. Un qualcosa di magico, il boss ci ha detto che non potevamo perdere. Con cui il boss aveva detto che non potevamo far casino. Esatto, penso che Bix abbia ragione. Se quello fosse il famigerato Tesoro del tesoro di pirata Robert, Roberts. il nostro capo sarebbe il re dei pirati. Suppongo che sia solo un Un pirata pirata vestito vestito come come Roberts. Roberts. È quello che ho detto. Ma nessuno mi sta Mi ascolta ascoltando. mai. Quindi qual è il piano Bix? Ah, perché giustamente la nostra amata, tra virgolette, Continua a dire che il pirata Roberts è quello con i capelli al vento e... Il capo è ancora in bagno E e odia odia essere essere disturbato disturbato. quando è lì. E ho già... Ah, e l'ho già avvisato che i pesci apparivano Pesciosi. pesciosi. Ma neanche il boss mi sta ad ascoltare. Una mozione Facciamo per... un'assemblea sulla prossima mossa. Mozione Mozione accettata. Perfetto, accettata. quindi loro si levano dei coglioni e noi ci abbiamo il frammento lì. E questo è il Oh boss. cazzo! Captain Ababa. Cosa sta succedendo qui? Che prodigiosi baffi. Sei venuto a sfidarmi? Davvero? Credo di avere ancora un paio di debuff di malware addosso a me. Ma non c'è modo che io vi lasci prendere quella cosa Un'omaggi. magica. Ehi, Soldi Snail, quel nemico sembra più forte degli altri. Stai Esatto, più incredibile. in guardia. Mamma mia. Ah, visto, dottore? Rimane bloccato? Sì. Quindi va colpito quando... Dopo che ha fatto il coso, vedrà. Bene. Aia. Beh, fa meno male che dei suoi sgherri. Però... Penso che sia possibile colpirlo solamente quando fa quegli attacchi ad ariete. Quando fa il rammer. Bene. È abbastanza leggibile come... Se non ha una seconda fase o più fasi è abbastanza leggibile. Oh la Madonna! Questo non Aia. me l'aspettavo. Ah no, può essere attaccato Solo anche... che Però è più chiaramente. faticoso. Bene. Ah, siamo arrivati a metà. Sì, però non lo vedo modificarsi. Quindi o diventa più veloce. No, ho Aia. sbagliato. Ecco, penso che questo attacco dimezzi semplicemente la vita. Lei dice? Mi sembra proprio. Perché non ha fatto male adesso come prima. Vada. Mi Io. sbaglia l'isometria, dottore. Io, signor Lune, ho sempre avuto. No, cazzo! No, non credo che funzioni. Vada. Bene. Non riuscirebbe a prenderlo. Buono. Vada, dottore, che ce la può fare. No! Sul Sul finire. finire. Perché il dottore si sa, si lascia fregare sempre sul finale.
questo gioco è proprio una cazzata. E quello è il fatto che, però, quando ti instupidisci, è come se voi provate a giocare a... come si chiama quella merda? Lì puoi usare Ciaccia. Vero. Non fa un cazzo. No, assolutamente. Tiè. 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 Stia lontano. Tiè. Ah, stronzo. Ti ho glitchato, pezzo di merda. Ah, ti ho glitchato. Signor Lune. Non me ne frega un cazzo. Via, questa via. È come scarica infinita. Sì, esatto. Tiè. Guardi quanta roba. È anche livellato, secondo me. E invece no. Cosa succede? Senti, senti. Ah, ok. L'abbiamo ciucciato. Uno dei cinque pezzi della magica chiave Magi. Il vulcano sta eruttando. Oh, porca troia. Ah, presto, sono il snail. Dobbiamo andarcene. No, vabbè. Fuga, 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 fuga. Voglio sperare che non ci siano. Quegli scatoloni non c'erano prima. No. No, vabbè, no, anche loro no, però. È la classica, è il classico scontro. Tu devi scappare, ma tanto loro se ne fregano altamente. Ah, no, non posso scappare se non li ho uccisi. Sì, ma allora sì. Sei stronzo. È proprio la Solid Snail sta cosa. Sì, sì. Dai, muoviti. Mi fai andare via adesso? No. Ma allora devi morire. Cioè, beh, sì, in realtà è corretto. Ok, ci dovremmo essere. Oh, vai, giù. Ma porca troia, e questi chi sono? Ah, sono quelli della Mocador, posto. Vado giù. No, ok. Fuga, 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 fuga. Sarebbe stato carino se i massi facevano veramente male, quindi c'era anche... No, poi una fetta di culo gliela vogliamo mettere? Sì, figata. La stessa mossa ripetuta all'infinito. È giusto così. Sì, forse questa qui è una delle parti meno peggio riuscite. Oh. Finalmente abbiamo level uppato. Eh beh, okay. Più 4 è buono. Via. I pirati fuga, fuga. Di Hello Kitty. I pirati di Hello Kitty. O di Mickey Mouse morto. Mini Mouse. No, anche... Però loro non sono resistenti al... A cosa? All'elemento fuoco. No. Perché sono... Potrebbe usare però il colpo di fuoco come Super Mario. Sarebbe una figata. Che cosa mi ha colpito? La stella ninja. Ah, la stella ninja. Che io vorrei capire come cazzo fa a prenderla in un mondo che ha dei piani a sé stanti. Ale. E abbiamo portato in salvo la pelle. Adesso c'è la cosa a fuoco. Tipo eh beh, certo. Ci mancava uno stronzo ancora qui, vero? Certo. Ok. Oh! Sta prendendo, signor Lune. Notavo. Ancora minuto e 15. Vai, vai, vai. Ho raccolto anche una vita. Adesso che te mi devi rompere i coglioni, non esiste il mondo. Direi che possiamo anche andare. Perfetto. Siamo arrivati. Sì, scappiamo. Perfetto. E il signor Lune ci riesce. Bravo, 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 bravo il signor Lune. Dobbiamo raggiungere il... Il mare, il vulcano potrebbe distruggere tutto. Ed è questo il motivo per cui non c'è più quest'isola. Hai visto cosa succede quando lasci gli uomini al comando? Ma vaffanculo. E qui mi aspettavo... E io che mi aspettavo di...
pacche sulle spalle e complimenti per un combattimento ben eseguito o qualcosa del genere. Esatto. E via! E io direi che con questa prodezza, se non ci sono... vabbè. Scompare l'isola? E la madonna. L'isola è stata completamente distrutta. Mi sento quasi dispiaciuta per quei poveri pirati. Siamo stati fortunati a prendere quella chiave magica in tempo. Oh... Cosa abbiamo trovato? A posto. E niente, noi con questa grande conquista vi salutiamo. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a commentare, scrivere se ancora l'avete fatto. A fare come sempre tanto l'amore. A ricordare che Demiurgo è la parola che salva al mondo. E noi ci rivediamo sempre soltanto su Obelis, il mio canale sul tubo italiano. Ciao! Ciao! Obelis, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto prima. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Sì.